Siamo a Sannino quest'oggi, c'è un gruppo di residenti qui in piazza guidati dal signor Luigi Arnaboldi. Allora, signor Luigi, come mai oggi in piazza per questa raccolta firme? Beh, il motivo è evidente, lo dicono i cartelli. Basta buche, perché qui da noi nel nostro quartiere c'è una situazione, diciamo, drammatica, e quindi bisogna intervenire. Abbiamo visto che il comune ha fatto partire il piano asfalti in questi giorni, ma per il nostro quartiere non è previsto nessun intervento e quindi siamo preoccupati. Vuol dire che ci dobbiamo tenere questa situazione ancora per un anno, se va bene, non se ne può più, quindi dobbiamo mettere comunque dei rimedi a una situazione drammatica. Ecco, nel testo espressamente cosa chiedete? Allora, nel testo si chiedono in modo particolare due interventi: la riasfaltatura della via Segantini, che è una via molto trafficata e in condizioni disastrose, e anche un primo intervento almeno di ripristino delle buche in via San Giacomo. La via San Giacomo sappiamo che sarà oggetto di un intervento del comune già finanziato, ma andrà in tempi, se va bene, autunno-inverno, quindi non possiamo aspettare ancora tutta l'estate con delle buche anche profonde 15 centimetri. Dobbiamo mettere comunque anche lì un provvisorio almeno per arrivare in tranquillità all'intervento poi definitivo. Ecco, in poche ore avete già raccolto parecchie firme. Ah sì, beh, la gente si ferma, quando vede i cartelli si ferma addirittura lei. In un'ora abbiamo già raccolto 150 firme, quindi vuol dire che non riusciamo a star dietro alla gente, insomma.